Milan e Atalanta, le due speranze italiane in Europa. Nuovo contenuto della Fucina e The Day After dell'interista medio. Che non è Manfredi. Devo dire. Buongiorno. Buongiorno Manfredi. Buon pomeriggio a tutti. Sai, stanotte ho fatto fatica a prendere sonno. Riflettevo su un paio di cose. Riflettevo su questa cosa qua. Pensa ad aver avuto Pirlo, Seedorf, Rui Costa, Kakà, Gattuso, Donadoni e quant'altro, Gullit, e sentirsi dire che questo era il centrocampo più forte del mondo. Pensa aver avuto Van Basten, Shevchenko, Inzaghi, tutti gli attaccanti che ha avuto il Milan, e sentirsi dire che Lautaro era l'attaccante più forte del mondo. Pensa ad aver visto 3 finali di Champions in 5 anni, di cui 2 vinte e una persa, lo sa solo Cristo come, e sentirsi dire che questa squadra era una squadra che avrebbe dominato in Europa. Beh, questo sono gli interisti, signori, degli inguaribili sognatori, ma dei terribili ignoranti di calcio. Ma pensa a vivere di ricordi. Pensa a vivere di ricordi, perché hai una vita di merda. Pensa che roba. Triste, eh? Mi sono rimesso le cuffie perché posso riniziare a metterle. Buonasera. Sì. Però mi è venuto un brufolino qua, adesso devo andare all'Istituto Giglio a farmi vedere. Allora, ragazzi, ho messo il gol, discorso sul gol. No, io non è che sia interista, ma mi ha fatto un cazzo. Cioè, vi dico la verità, il mio già il calcio mi sta sul cazzo. Io sono il titolare di un'altra lega. Ho visto che Dayale è andato in Turchia. Tra l'altro in Turchia sono bravissimi. Ma Dayale, mi raccomando, almeno nel post è importante il paese dove sei nato, Istituto Giglio. Oh, ma questi mi hanno rotto il cazzo. Minchia, ma Tim, porco Dio, mi chiama sempre a quest'ora qua. Io non lo so, non rispondo perché è tinto in live. Ve lo dico perché boh, mi ha rotto il cazzo. Loro il 5G, ma avete rotto il cazzo. Minchia, oh. Ma sempre attaccate ai coglioni, oh. Mamma mia. Comunque, io vi dico la verità. Io, cioè, fare un'ora in più anziché mezz'ora è tanta. E mi va di fare quello che mi diverte. Eh no, Pino, vi dico la verità, come ieri sera all'1:30 che ci sono 6 persone dentro, 6, non me la sento. No, non è un addio a Pino, ma io mi sono divertito, non so voi, perché qua comunque il pomeriggio c'è lo zoccolo duro, con la reaction, bravo Jules, ma molto di più, cioè mi sono divertito di più a fare TikTok, fare quelle robe lì. Vi dico la verità, c'è troppo chiuso sta roba qua di Pino. Ieri brutto, ma è brutto raga perché ci sono 6 persone, oh. Cioè arrivi, c'è Ono che vuole 200k, Roberta che non lavora al ristorante, Bianca, Walker, così che non c'è, c'è proprio, e poi c'è sempre quella gente lì. Quindi sì, io ho scritto un'ora, facciamo reaction o Pino, ma in realtà vorrei provare a creare delle cose la sera. Ma io il pomeriggio, ragazzi, ho una figlia, c'ho una riccia, non è che posso fare quella roba qua tutto il giorno. Fidatevi se volete di me e poi vedremo. Però volevo dirvelo perché mi dispiace se qualcuno ci rimane male, però secondo me così non è neanche contenuto quando ci sono 6 persone. Cioè a me non mi piace.
seguire, cioè che mi devo mettere lì, fare amicizia con uno per poi fra sei giorni beccarlo. Non sai giocare, quello è il punto, guarda Walker. Ma io non voglio saper giocare, raga, cioè il mio obiettivo non è saper giocare a GTRP, punto. No, non è un addio a Pino. Sei persone, secondo me, sei persone secondo di cui una è Sosa, bravissimo. Secondo me, vi dico la mia, io che sono un fan dei giochi, ma io ho fatto tutti i giochi più seri del mondo, cioè boh, GTA è proprio, ogni tanto vuoi fare due stronzate, cioè secondo me non è un gioco da fare ogni giorno, cioè è proprio una rottura di coglioni. Cioè, io ho fatto giochi seri, ma non è Fantasy, ma non è quelli no, a me non mi piacciono, a me piace FIFA, GTA. Però l'unico, perché non sei un amante dei giochi. L'unico è Call of Duty, che forse potrei provare la prossima settimana a metterlo giù. No, ma anche GTA mi piace. Però mi piace se c'è, vi faccio un esempio. Intanto ormai la Champions, bello ogni tanto, dai. La Champions, no, dobbiamo entrare prima. Cioè nelle serate buche puoi fare Pino, che entri alle 10 e c'è la città piena. Se devi entrare come ieri sera, che arrivi all'1:30, cioè non ha senso, ragazzi. Non ha senso, troppo. C'è nessuno, fratello. C'erano 10 persone dentro al coso e non. Cioè, è quasi uno scam anche della bet. Infatti, ieri io non ve l'ho voluta scammare la bet, ma io volevo fare le reaction. Anche perché ieri, vi faccio un esempio: era bello, come sarà bello magari anche stasera, che una volta che hai finito, diciamo, la live del nostro processo, ci andavamo a vedere su TikTok, su Instagram, su YouTube, le reazioni dei non normali tifosi. Secondo me era meglio una roba del genere, cioè quindi è meglio se la facciamo a scatola chiusa, a seconda di quello che ci va decidiamo poi che cosa fare. Se no, se devi fare una roba per forza, poi capita che magari come ieri sera ne becchi sei, mentre a me piacerebbe che se ne becco sei faccio ciao belli e ci facciamo un'altra cosa. Ditemi, ci sono le gabbie libere, ditemi se siete tutti d'accordo. Ieri sera bisognava stare in live su Inter tutta la notte. Sì, secondo me, adesso non tutta la notte sull'Inter, ma andare a vedere anche delle altre. Among Us, raga, non lo conosco. Penso che lo porti Paolo Cannone come gioco. Te lo conosci, Manfred? Ma sarà un altro gioco di merda, dai. Però vi dico, deve essere una roba nella quale noi ci divertiamo. Io mi diverto, per esempio, mi divertivo molto a Call of Duty. Magari per la prossima settimana, perché Call of Duty, te ci hai mai giocato, Manfred? La cosa bella di Call of Duty però è che praticamente tu inizi la partita quando tutto il server è pieno, sei in 150 e devi arrivare alla fine, capito? Non ci sono in Italia, lo fai con i tuoi amici, magari mi faccio la squadra dei miei amici, però quindi questo non è un addio a Pino, che rimane il nostro amore, ma Pino ha bisogno di tempo. E poi un'altra cosa, non ho apprezzato che ieri non c'erano i privé fatti. Punto. Non l'ho proprio apprezzato, cioè, perché così non c'è neanche un upgrade, ragazzi. Cioè, se noi chiediamo una cosa ce la devono fare, se no non è che la possiamo fare così. Cod Battle Royale per i bimbi ormai, ma noi siamo dei bambini, ragazzi, noi siamo degli eterni bambini. Scammati comunque i primi 25 minuti, possiamo iniziare. Oh, se io, allora, dico la verità, se piacesse, ma tanto so che è una cosa di nicchia e che non piace, io mi passerei le ore, ma da solo. Ah, ma ho capito qual è Among Us, raga, ma Among Us c'è anche su Roblox, scusa Manfred. È quello che fa mia figlia. No, raga. No, dai. No, dicevo, se perché non piace, perché è un po' di nicchia. Se no io passerei le ore su Football Manager, veramente. Però non so se attira, eh. Grazie, bestemmia 8, meno 148 al gol. E poi vi dico una cosa, visto che sono 18 serie che faccio le 3 del mattino, stasera ci potremmo fare anche una pausa, vi dico la verità. Sono un po', inizio a essere a corto di energia. Allora. Una volta, sì, sì. Minchia, ti ricordi quando non facevamo mai il gol? Minchia. Era bello. Minchia. Io sono contento se non facevo il gol. Allora, MCV per i 100 bits. Allora, iniziamo con la puntata. Il giorno dopo, ragazzi, fa ancora più male, specie vedendo queste scene. Ti fa, la smetti adesso? Ehi. No.
Ehi. Pensa che potevamo. Ehi, non si piange, ma sai quante volte l'abbiamo vista perdere? Ma sai infatti, sai quante perdere? Volte l'hanno vista quelli ma più grandi quante? Di te, vai tranquillo. Allora smetti di piangere. Dai, non piangere, Ricky. Ehi. Dai, Ricky. Vai tranquillo. L'importante, sai cos'è? L'importante. L'importante non è. Sì, vabbè, l'importante è vincere, però. L'importante è tifare l'Inter, sostenerla anche quando perde. Bravo, bravo. Ma sai quante volte la così, un video per umiliare il figlio davanti al paese. Boh, vabbè. Sì, infatti, Zac, non lo so. Poi va avanti, eh. Uzmanovic, ma che cazzo ci fa nell'Inter? Ma cos'è sta gente? Fiducia nella squadra. Stiamo lavorando bene, Riccardo. Stiamo Aspetta, cos'è che dice lui? Vai. Aspetta. Fiducia nella squadra. Stiamo lavorando bene. Forza Riccardo. Inter, sempre ci vediamo in Duomo. Non mi potevi far nascere nel 2010. Pensa Aspetta. Che potevi nascere nel 2000. Ringrazia. Quando ti umiliava pure la Roma e la Lazio. Ringrazia. Allora, dobbiamo andare sugli ospiti di oggi. Tra l'altro Manfred è uscito già il video della fucina? Dovrebbe uscire alle 3. Hai visto? No, allora. Salutiamo Masseo e suo padre, ovviamente noi ci dissociamo. Pensa se sa che io voto Lega, cosa penserebbe dopo quel battibecco? Ah, perché tu voti Lega? Ho avuto periodi Forza Italia e periodi Lega. Complimenti, proprio il meridionale tipo. Cioè tu sei prima Forza Italia, poi quando ha fatto l'evoluzione di Salvini. Esatto, Berlusconi Salvini. Bravo. Ti manca l'abbonamento a Controcalcio. Allora. L'ho fatto. Bravo, non avevo dubbi. Adesso sei proprio perfetto. Allora, facciamo entrare il più grande interista di sempre, ma probabilmente anche il più tossico di sempre. Un uomo al quale non ne frega un cazzo di come sia andata l'Inter. Uno sano. Buongiorno a tutti. Le mani nei capelli prima ancora dell'Inter sono per le ultime dichiarazioni di Manfredi, avevo ancora un briciolo di stima in lui, cioè, vota pure Lega, cioè, siamo alla frutta assoluta, io veramente non so, comunque fammi dire, siamo tifosi che sanno vincere ma soprattutto sanno perdere, onore all'Atletico Madrid, dico solo questo e prima di iniziare a Manfredi l'ho già detto in DM, chiedo scusa se ogni tanto vedrete le mie mani che si abbassano. Aspetta, i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani, cuore nero, cuore azzurro, punto. Ogni volta che dite questa frase, Maometto muore, ve lo dico. E bruciano una pagina del Corano. Ogni volta che su Instagram viene detta questa frase, Ale, te lo dico. Solo un'ultima cosa, Pancio, ti avviso, non voglio creare problemi alla live. Se ogni tanto vedrete che le mie mani si abbasseranno verso, tanto non si vede, sono a mezzo busto, è perché non potrò fare a meno di masturbarmi leggendo determinati commenti in chat e sentendo alcuni tifosi che non possono fare altro ormai che parlare di noi, perché solo questo gli è rimasto. Quindi vi ringrazio perché non mi si alzava da un po', tra l'altro ogni tanto dovrò toccarmi, chiedo scusa per questo. Giova, tu sei comunista? Comunista, avvocato, adesso non esageriamo. Sei liberale? Sì, ma radicale, insomma, solo per quelli che appoggiano la lotta alla liberalizzazione. L'unico motivo, il nostro ideale, Gioba, legalizzazione della prostituzione e delle droghe leggere. Bravissimo, a me interessa solo quello, punto. Poi tutto il resto è tutto. Posso dire, ragazzi, che più di una volta ultimamente, soprattutto quando la Germania l'ha legalizzata, mi è venuto in mente di piantare tutto qua, mollare il calcio e dedicarmi alla politica, perché ormai quello che dovevo cambiare nel calcio l'ho fatto ed è incredibile che non ci sia un content creator che ancora non si dedica, di livello grosso, perché sicuramente ce ne sono tanti che si dedicano solo ed esclusivamente alla legalizzazione della marijuana. Basta.
Cioè fare un partito che faccio quelle due robe lì. Gli altri argomenti non me ne fotto un cazzo. Un cazzo. Un cazzo. Ma proprio niente proprio, eh. Ma scusa, fate tu e Faina con due partiti opposti. Quello lì sarà lo scontro franco. Ma ormai che, guarda che Faina abbiamo fatto bene. Lascialo lì. Lascialo lì. Non gliel'avevo mai chiesto, ma l'avevo capito che uno che passa le sue ultime ore della notte spalmato sul divano con delle canne. Ma in realtà non per forza della notte. Immagine che odio. Che di giorno, di pomeriggio, prima di entrare in live. Tutte le volte che si può. Tutte le volte che si può. Ma che c'è di male, scusa? Gente che l'ha fatto per chiudere i porti, i chat, io lo voglio fare su quelli, ognuno ha le sue priorità. Manfro, sempre meglio passare la notte così che votare Lega. E ho detto tutto, abbiamo finito. Dai. Ma come fai a avere diritto di voto se voti Lega? Ma sei di Bari e voti Lega, ma veramente, ma rinchiuditi in un combino e non uscire mai più. Ma io veramente, cioè, Ma infatti Manfredi va bene a parlare sul calcio, Giova, non fa così, non fa così, Giova. Allora, scusami Giobba, ma c'è chi non la vive come te. Dai, che buonasera. Ce l'hai un po' il sorrisino, dai. Buonasera, buonasera. Se buonasera metto l'applauso non ce l'hai, guarda. Se lo tolgo. Fa male, ma... Torre. Fa più male, dimmi. Guarda che me lo puoi dire che non te frega un cazzo. No. Dai, dai, no, che me lo puoi dire? No. Torre, dimmi la verità, quante pugnette ti fai tu al giorno? Onesto, sotto le tre non ci credo neanche. No, va, che tre? No. Sempre live, una massimo. Proprio la no, prima di andare a dormire. E quella lì, capito? E appena sveglio, non fai una doppietta? No, perché ti spiego, io mi sveglio e mi butto sulla sedia e basta, è finita la mia giornata. Ok, devo andare via. Non ci credo mai. L'unico in diretta per cui io sono dispiaciuto. Beh, in realtà, okay, caro Manfre, siamo dispiaciuti tutti per Torre, ma ieri, ragazzi, come sapete, è stata forse il giorno più brutto. Torre, chi è che ti ha deluso di più a te, Fra? Anche a te, Gioba? Turam. Io avrei detto Lautaro, ma... è anche un po' Lautaro, onestamente, ragazzi, il capitano dell'Inter sbaglia il rigore. Dai, ieri Lautaro si è cagato il sole. Grazie Pacianca. Oh, Pacianca c'è, che si è abbonato per un mese. Sì, tanto mi hanno detto Pacianca, che è della Lazio, Pacianca, scrivi a Manfredi su Instagram. Che è un bel un periodo per venire a parlare di Lazio. Grazie anche Sainz e Ale. Spariti. Però. Sarebbe facile analizzare. Buongiorno a tutti. Io prima ho cose strane. Vorrei fare capire una cosa al mondo, soprattutto della mia azienda, che è un'azienda per bene. Paura. Noi nell'indifferenziata mettiamo l'indifferenziata, nella plastica mettiamo la plastica, e poi abbiamo il cartone. Lì. Cartone, no. Regà, è difficile. Sapete cosa c'è nel cartone? Ma c'è delizie! Grazie, mamma. Se l'è preparata bene, se l'è preparata bene. Grazie, Giulio. Che godure. Posso dire una cosa? Lasciateci. Tanto facciamo schifo. Vincerete il campionato a mani basse. Siete più forti. Mangiorno di goduria, lasciatecelo su, dai. Mangiorno te lo lascio. Comunque, ma guarda, io sto godendo il doppio nel vederti godere, dottore. Credimi. C'è un'erezione lì sotto, che tanto non la vedete. Quindi, tanto dottor, non si vede, ma hai la casa vicino all'ufficio, vedo. No, quella è casa di Moratti. Ah, sì. Vedi che c'è la Champions del triplette lì sopra? Ce l'ha messa come. Ma invece, dottore, la tua Champions. Hanno mandato delle frecciate a Gazzetta. Inter delusione, giorno di lutti in redazione. Fatevi meno paranoie e godetevi il sole.
Salutiamo Gazzetta dello Sport, sempre presente a sostenere la Got League. Una grande azienda. Complimenti. Posso Gazzetta. Dire una cosa della Got League? Complimenti. Adesso, io mi sto appassionando sempre di più. Però c'è anche da dire una cosa, è che hanno rotto il cazzo i Redlock, dai, boh, non possono sempre vincere, dai. Dopo ne parliamo, adesso dobbiamo rimanere un attimo sull'Inter, signore, in esclusiva. Qui su CV Sport, l'uomo facciamo le cose a più ricercato in questo momento, ragazzi, chi è, secondo voi? Raga. Lazaro. Colui che ieri avrebbe dovuto segnare il rigore. Invece, lo metto? Sì, un disastro. Un disastro. Non volevo tirare io il rigore, l'ho detto a Inzaghi. Vai, vai, sì, non ti preoccupare. Ma scusi, ma come fa a non tirare un rigore se è l'attaccante titolare dell'Inter nei 5? Cioè, deve tirarlo per forza. Lo so, ma non mi sentivo di tirare il rigore, ero stanco, avevo fatto una partita difficile. Chiaro, ma si chiaro. Meglio. Ma porta rispetto, ma porta rispetto, che Giroud non è mai venuto. Il Toro viene qua e lo incalzi con quelle domande qua. Ma chi ti credi di essere, Manfredi? Fabio Fazio con la... se n'è andato il Toro, si è offeso. Si è offeso. Ignorante del cazzo. Ma col primo Manfredi, incredibile. Allora, io stamattina parlavo con qualche interista, ragazzi, al bar, e la cosa che si diceva è... Adesso, allora, al di là dei rigori che è una lotteria, quando sbagli così tanto durante la partita, per quanto forse anche l'Atletico ha fatto i suoi errori, però è normale che poi la perdi, eh. Sì, ma ragazzi, secondo me l'Inter... Cioè, ieri... anzi nella gestione dei 180 minuti, anzi sono 180 più 30, secondo me l'Atletico è sembrato una squadra più abituata dell'Inter a fare queste competizioni, cioè, perché quando c'era da incazzare, ma che lo è, cioè, un dato di fatto che lo è. No, oggi dici un dato di fatto, però io non ho mai detto il contrario, io non ho mai detto il contrario, io, poi gli altri non lo so. Dici in maniera impersonale, tu dici, ma tu impersonale. Ah no, io non l'ho mai detto, Ho capito, non tu. Ah ok, scusa. Tu immaginario. Un tu generale. Questa cosa qui, ma fino a qualche giorno fa non diceva questo, diceva... Però posso, Manfro, scusami, chi lo diceva non conosceva la storia recente, cioè non è che dobbiamo inventarcelo che l'Inter negli ultimi anni, al di là dello scorso anno, non ha mai raggiunto finali o comunque semifinali, risultati eclatanti in Champions, cioè prima di Inzaghi non siamo mai nemmeno riusciti a superare i gironi, questo è un dato di fatto, poi se qualcuno diceva io non lo so, secondo me sbagliava. Ha detto che è un cagasotto Griezmann a Sanchez? Sì, è un cagasotto il cileno, è un cagasotto, dice. Comunque io quando è andato Sanchez un po'... Ma sai perché glielo dice? Perché in una partita Barcellona-Atletico, tanti anni fa, lui lo disse all'altro. Barcellona, non Atletico, dove giocava prima Griezmann, Atletico. Che batté un rigore, lui glielo disse, per quello gli ha detto così. Ragazzi... Ah. Io vi devo salutare che devo rientrare a lavoro, mi ha fatto veramente piacere star con voi. Pancio, io aspetto altre storie da Amsterdam perché... Vabbè, ne faremo, grazie dottor, buon lavoro. Giorno allenamento? Giorno libero. Ah ok, posto. Come libero? Oggi giorno libero per quello che riguarda i compagni e la società perché c'è davvero rammarico. Rammarico, molto rammarico in casa. È giusto. Toro, ti vediamo un po' stanco dopo ieri sera. Cosa stai facendo? Un trasloco? No, sto aiutando il mio compagno di stanza. Che è un argentino? Ce lo vuoi far conoscere? Chi è? De Vrij? Chi è? No, volevo fatta una cortesia a De Paul. Quindi... Ah, ma De Paul ci ha eliminato. Ma lei è veramente un cretino. Ma lei è veramente un cretino. Ma porca compagno di stanza De Paul non sa neanche i giocatori, allora... forse voleva dire nazionale sì vabbè però
Torre, per favore, Torre, non si sottragga. Cioè, lei ha sempre sostenuto che questi Inter potesse arrivare in fondo, come l'anno scorso. L'anno scorso è andata bene, quest'anno no. Che è successo? No, Torre, no, io no. Vorrei che Torre dopo poi rispondesse. Non so se hai visto il contenuto che gli è stato rivolto contro a lei. No. Il dissing. Ah, quello di Gianni Bianco? No, di più. Sabatini? No, di più. Che è? Cosa? Ah, è Fiati del Don? Ma quanto lo soffre? Come Bergomi, Don è il più sofferto dagli interi. Fanno finta che non esista. Mamma mia, che giocatore! Che... Torre, ti vedo particolarmente sofferente davanti a Fiati del Don, anche a te. No, beh, allora, innanzitutto Don posta solamente quello che vuole, sto infame, perché non posta nient'altro, però giustamente lui fa i suoi contenuti, bello, è uscito un bel video. Perché cosa dovrebbe costare? Scusa, dovrebbe avere lei che gli fa il palinsesto, non ho capito qual è la sua idea. No, ma ho detto, giustamente posta quello che dico di sbagliato, però non posta tutto il resto. Poi, ah no, ma lo dico, Fiati del Don poi invita ospite live quelli che mi dissano, questa cosa è gravissima. Ah, quindi proprio lo stalker anche. No, mi ha invitato Sabatini dopo che mi ha invitato con me, una vergogna. Posso dire che Sabatini riconosce il talento di Torre, è innegabile questo. Però, detto ciò, Torre... detto ciò, Torre, ieri discutevamo se questa uscita dalla Champions fosse... colpa dei cambi di Ciccione, ma tu che qua. Cazzo devi scrivere, cioè, ma io dico, ma come fa Ciccione a parlare, porca troia. No, ma Ciccione, Ciccione ha perso ieri il Terracina 3-0, ha perso la Play Basket, la Lazio va schifo e va a coraggio di parlare, ha perso comunque la Fucina. Esatto, ma Ciccione credo sia più interessato a Inzaghi che alla Roma, onestamente. Sì. Ciccione si sta più sul cazzo Simone Inzaghi che alla Roma. Inzaghi lo odia. No, diciamolo. No, sentiamo un attimo da Lautaro, che dopo lo dobbiamo salutare. Scusate, sì. Sentiamo solo lui. Certo. L'obiettivo per l'Inter adesso. Innanzitutto, grazie mille ancora di aver scelto noi. Una domanda a bruciapelo. Qual è l'obiettivo adesso però dell'Inter? Niente, il nostro obiettivo è quello di andare avanti sempre in campionato, di far bene per questa società che stiamo mettendo tutto per tutto. Chiarissimo. Abbiamo provato in Champions, è dura in Champions League, sappiamo che ci sono squadre all'altezza molto più forti di noi, ci abbiamo provato, sarà per il prossimo anno. Forza sì. Inter sempre, per tutti i seguaci che ci anche sposi. Chiarissimo. Vai capitano, siamo con te. Vabbè, i giocatori... Grazie mille a Lautaro Martinez. Saluto. Si alleni sui rigori. Lo so. Anche a Sanchez. Vabbè, no, non bullizzi Sanchez però. Dai, cazzo, allora. Grazie al Toro Martinez. Ma è andato contro Sanchez. Lui non la manda a dire, ragazzi. Sì. No, Torre. Colpa di Inzaghi o qualità della rosa, ho fatto anche il pool, ho sfortuna, non lo so, perché l'Inter è uscita. Allora, ti dico, per me è costato molto l'1-0 dell'andata, nel senso, tu per come hai giocato l'andata avevi almeno portare sul 2-0. Scusami Manfred, ma per analizzare il comportamento di Torre e quello di Joba, oggi ho deciso di chiamare una psicologa. Benvenuta alla nostra psicologa. Interisti punto esclamativo chat se volete entrare e farvi analizzare. Ciao Vede, buongiorno. Ciao a tutti. Bentornata. Grazie. Allora la nostra Anna Pepe, esatto. La nostra Anna Pepe, eravamo prego, Torre. Prego Torre. Elena, tu analizzalo pure, anche gli atteggiamenti non verbali. No, dicevo... Analizza pure me, se vuoi. No, cioè per dire. Per favore. No, vabbè, per dire. Vai. No, dicevo che secondo me è costato molto l'1-0 l'andata, siccome potevamo vincere benissimo 2-3-0, e ieri è mancata la mentalità. L'Inter scende in campo pensando, secondo me, di esserci passati, e soprattutto dopo l'1-0 si spegne.
e loro anche con un po' di fortuna sono riusciti a portarla a casa. Com'è però è parecchia fortuna. Quindi molta sfortuna e qualche giocatore ha peccato di mentalità? Quasi tutti, quindi, perché alla fine poi il centrocampo è inesistente. Ma Inzaghi cosa poteva fare? Cioè, nel senso, lui ha messo... Ma Inzaghi sbaglia i cambi per me, fra. Ha sbagliato i cambi, il dia che non ha gli stessi cambi dell'Atletico, però poteva lavorare meglio. Sono d'accordo, ha sbagliato qualcosa. Com'è? Più che altro ha sbagliato con De Vrij, ha sbagliato qualcosa, sì. Però... cioè, alla fine dovevi poi dare la colpa. Se poi De Vrij non riesce a tenere un giocatore, perché De Vrij, ragazzi, purtroppo, bisogna dirlo, in questo momento non è inguardabile, perché è già la due partite... l'ha messo al posto di Acerbi, scusami. Questo infatti è l'errore, questo qui è un errore sicuramente. Però non si può attaccare Inzaghi per... cioè, con la stagione che sta facendo non si può attaccare Inzaghi per un errore singolo, ecco. Perché secondo me poi, se perdi nei 90 minuti, come fa a essere colpa di Inzaghi se prendi gol all'87esimo? Cioè, nel senso, non può essere colpa di Inzaghi. Beh, però come diceva Augusto ieri, è colpa di Inzaghi quando tutte e due volte praticamente vince e poi dopo un minuto ti fai rimontare. Però lì oppure anche è merito di Simeone, è merito di Simeone, possiamo anche metterla così. Voglio far notare che Simeone guadagna 4 volte Inzaghi. Esatto. Qui iniziamo, quindi cioè, è ovvio che abbia qualcosa in più. Cioè, certo. Partiamo dalla base. Beh, ma Manfred, scusami, come dicevi anche tu... come dicevi anche tu, Simeone, sono anni che si gioca queste partite, adesso Inzaghi sono un paio d'anni, Simeone ha fatto già 2 finali perdendole entrambe e non so che altri obiettivi abbia raggiunto. Ma... secondo me, se posso aggiungere, onestamente non so dove andare a ritrovare la colpa, è ovvio che una sconfitta, uscire agli ottavi brucia, insomma, speravamo di andare un po' più avanti, io non ero tra quelli che pensavano di vincerla, dico onestamente, ammesso che ci siano davvero persone che pensassero di vincere la Champions. Se devo aggiungere un'ultima cosa, alla fine sei uscito ai rigori, cioè non è che hai perso 5-0 senza giocartela, sei uscito ai rigori e la Champions League alla fine ci può stare. Ripeto, non è che sono contento di aver perso, nonostante una piccola dose di masochismo, essendo io interista, prima avete fatto vedere il bambino che piange, come diceva Manfro, mi sono ricordato di quegli anni lì, lo ammetto, cioè io sono uno di quegli interisti nato nel 92, ne ho visti di cose brutte, ne ho viste di serate pessime, però è il calcio, ci sta anche la sconfitta. Ripeto, la differenza è che ci sono tifosi che la sconfitta l'accettano e altri che, non sapendo vincere, non sanno neanche perdere. Ele, ti volevo chiedere una cosa, guardala questa faccia qua quando nomino questo nome, eh? Augusto Sciscione, Damiano il Faina, fidati del Don. Aia, Astio. Astio, è l'allarme. Attenzione, attenzione. Attuale, io l'odio, fidati del Don. In cosa l'hai visto? In cosa l'hai visto? Cioè, nella sua... cercare dagli altri avevo tipo un mezzo sorrisino, tipo un po' gli occhietti compiaciuti. Appena arrivato fidati del Don, mi metto tipo una fitta al cuoricino, poverino. No, esagerata. Che è? Vive dentro di me. No. Però l'odio, no, ma è fattuale, cioè l'odio proprio. 2024. Perfetto. Grazie a tutti. Allora, dobbiamo andare sul Milan, la Fiorentina, l'Atalanta. Sono tutte quelle partite che non c'entrano un cazzo, perché al di là di tutto, ragazzi, non c'entrano un cazzo con il calcio che conta. Abbiamo perso la Lazio, Napoli, l'Inter. Boh, martedì e mercoledì ci facciamo Pino veramente dalle 10 le prossime settimane. Una cosa seria al volo. Cioè, analizzando gli ultimi 3 anni, e dico 3 perché è Simone Inzaghi che c'è da 3 anni, cioè, se il Milan quest'anno dovesse vincere l'Europa League, avrebbe fatto comunque più dell'Inter di Inzaghi, perché ha vinto uno scudetto. Non finite mai di raccontarvi delle barzellette per andare avanti. E l'Inter ha vinto uno scudetto e cose inferiori. Sì, ma noi questo scudetto non lo vinciamo con un punto di culo così a scansuolo, te lo ricordo sempre. No, perché poi sembra la stessa cosa. Lascia perdere, dai. Che è più bello. Emozionante. Sì, è più bello, certo. Ma quelli non li hanno vinti. Vabbè. Ragazzi, stasera cosa farà il Milan, secondo voi? Gioba e Torre, prima che facciamo entrare gli altri? Ma contro... cosa farà? Vincerà 5-0? Dai, Milan-Ren, ragazzi. Lo deve fare. Ma che partite sono? Gioca con l'oratorio, cioè, nel senso, dai. Milan non vince facile. Per me è rischio. La dice tutta, no, Manfred?
ve lo scrivo già, non vince facile. Rischia il Milan, Torre, ci hai provato? E... No, 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 ma Milan rischia il Milan, per me si salva, per me andrà sotto 2-0 e si salva all'88esimo con un gol. Ma quanta... Vince 2-1 e passa. Vabbè, adesso ne parliamo con i milanisti, magari. Allora, grazie ai nostri interisti, grazie mille. Ciao ragazzi, a voi. Ciao Torre, ciao Gioba. Ciao Torre. Un amico che vuole fare salutare Torre. Ah, vabbè, allora saluto Gioba. Qual è ciao il tuo ragazzi, amico? Ragazzi, grazie Pancio, grazie Manfred. Ciao Gioba, un giorno apriamo il canale e legalizziamo. Dimmi l'iniziale. Beh, vabbè, se guardi giù non c'è bisogno. Ah, non avevo visto. Torre. Ecco, ma ne sono caduti tutti. Vabbè, ma sono... C'è bloccato tutto. Ah, sì. Si vede. Rally. Gusto classico. 4,99€. Invece io ti faccio vedere, Don, ho fatto una... Te ne servono. No, ho fatto una collaborazione con un'azienda di penne. E te l'ho fatta fare personalizzata. Torre. Visto? Possiamo dire che sei stato... fallimentare come la tua Inter quest'anno? Lo scorso anno, 2 anni fa. Ho vinto uno scudetto. Un fallito. Ma hai vinto bene. Ho appena vinto uno scudetto con 16 punti. Fallito come la tua Inter. Fallito. Uno scudetto. Ciao, Torre. Ciao, pulita rally. Ma... Allora. Grazie Soresina. Io ho un vero pacco di taralli comunque, tra l'altro. Sì, d'altro. Non entrare mai più con un pugliese e un pacco di taralli della Lidl. E poi fate cadere tutti. Ciao Fra. Ciao ragazzi. Grande Torre nel cuore. Grandi match oggi. Ciao. Buonasera a Marianella, la nostra Marianella, anche se lei è Marianna. E Marianella. Mari, ma tu a twerkare come sei messa a fare? E Marianella, 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 no, sei no, io. No, brava, non la cavo, si deve riprendere. Devi con la casa. Yo están buscando cámara, yo estoy buscando voy, voy, efectivo, facciamo una sfida. Como que era les algo vivo, la cotorra que tengo lo manda para el intensivo, la guerra no ha empezado, ya se le acabó. Vinco io, Rotu. Cuando tiro, afuera tengo un panamera. Vuoi che la partiamo subito? No, no. Che tatuaggio c'hai qua sulla guancia? Qua. Ah. Una rosa. Una rosa e sotto? Ah. È quello del Milan, qua. Vabbè, parleremo poi. Attenzione perché una che sa twerkare si stava muovendo. Salimo per la carretera, la gente a me mi pregunta e io le dico che io sto in Marianella, 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 Marianella. Ma noi dobbiamo cambiare forma, Manfred. Ma noi dovremmo far solo così. Solo così e buonasera anche a Giorgio Salvucci. Ciao. Ciao Gio. Ciao. Non lo so se Giorgio è da discoteca. Anche perché va a scuola. Io non ci vado poco. Non sono molto di quella discoteca. Quindi ma... è molto giovane Giorgio, giusto? Sì, sì. Quanti anni hai Gio? Io 18. Ah, 18 anni vai in discoteca, però non è che non può andare. No, no, vado, vado. Però non vado in discoteca. Più lei che noi. Una persona che sicuramente va in discoteca è sta lui. Dai, facci un twerk, facci un twerk, Andy. Un gin tonic, per favore. Andy, ci fai un twerk. Andy, faccio un twerk e partono tutti, faccelo tu. Vai, vai dal coso. Con le mani appoggiate su il mobile dietro. Va bene, va bene.
No, dai. Le mani, tu ti dovresti mettere a ponte con le mani appoggiate al non mobile. Non posso, sono in mutande. Dai, dai, mica segnalabile. Vai, Andy, vai, 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 che partiamo tutti, vai. No, dai. Non posso muovermi da questa postazione. Ah, dai, dai. È scandaloso. Ma poi che mozza era questa? È la mozza di chi non può alzarsi, chiaramente. Perché di quello che deve, cioè che sposta la gente in discoteca, questo. Tanta roba, no, di quello che tocca anche, però quella no, per favore, per favore. Buongiorno anche al giornalista più ambito delle discoteche di Firenze, Filippo. Ciao ragazzi, mi piace questo nuovo format, interessante. Te ce lo fai un twerk, Phil? Gioca a chi va più volte in discoteca. Mi perdoni. Tanto, infatti Manfred tutte le volte che mi devo presentare in conferenza stampa in cui devo citare anche le testate è un problema, perché Radio Bruno, Viola Nusca... Sport? A volte sì, capita. Lei sa twerkare, Filippo? No, Filippo, se lo faccio adesso mi licenziano in un secondo, per cui ragazzi vi direi. Ma che radio è, oh? Ma sei anche tre mutande, perché Filippo? No, per carità, sono al lavoro. Allora, c'è un direttore in realtà che è bravissimo a twerkare. La mettiamo la cavola, teniamo il VIP, casi votando candela. Direttamente da Pianeta Milan, il più grande twerkatore italiano. Buonasera, buonasera, Matt. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Matte, bene, tutto bene? È un po' che non ti vedevo, sei in forma? Infatti, sì, dai, in forma. So che di però... Milan sembrerebbe, no? No, fa strano che torni proprio il giorno dopo che l'Inter è stata eliminata. Oh, ragazzi, io rispondo alle vostre chiamate, eh. Faccio entrare, aspetta che chiudo il parterre, faccio entrare anche Matteo Mosconi. Ciao a tutti. L'uomo ciao che ha rubato il posto. Ciao. Pancio, basta. Lo so. Basta. No, mi sembra un parterre comunque abbastanza bello, soprattutto per essere di pomeriggio. C'è qualcuno proprio che fa schifo da buttare dentro? Ti ha, solo se twerk. Se si mette contro il muro e twerk, lo faccio entrare, se no. Sì. Ma perché non abbiamo fatto twerkare Torre, scusate? È vero. Perché vogliamo bene al paese, Ida. Allora, se si alza in piedi, quando lo vedo in piedi lo faccio entrare. Andiamo, Manfred. Per la mia malattia non posso giocare. Ma sennò che succede? Diventi troppo dolce. Che vuol dire? Cioè, non è che ti hanno detto mangiati un Toblerone in diretta, cioè... ragazzi. vabbè, dai, già. Andiamo. Allora, ragazzi, partiamo forse... Vabbè, ci sarà... Ah, lo tolgo anche... comunque, l'ho tolto intanto, Rizzo, lo metto dopo. Partiamo dal Milan, che probabilmente se la rischia un po' di più, perché ha fatto 4-2 l'andata in casa e deve andare a giocare qui a Praga. Chiaramente la formazione che usava a Praga, manco ve la leggo, anche perché c'è pure un espulso, e quindi squalificato, che sarebbe Diouf. E questa dovrebbe essere quella del Milan. Mosconi, Matt, vengo da voi e ditemi se avete riscontri con Magnan, Calabria, Tomori, Gabbia, Teo, Adli, Reinders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud. Sì, diciamo che i dubbi sono due in difesa, con Tomori che potrebbe giocare ma potrebbe anche lasciare il posto a Chau, e a centrocampo Reinders non è detto che giochi, potrebbe prendere il suo posto uno tra Musa e Benasser, però più o meno l'11 titolare è quello, il migliore possibile chiaramente. Io stavo dicendo prima, ho l'impressione che oggi ci sia una partita un po' tosta per il Milan. Secondo me il Milan subirà un gol e inizierà a rischiarsela, però poi credo che alla fine passi, o non che faccia una passeggiata, perché comunque lì c'ho campi particolari, il clima, certo. Fanno un gol e prendono fiducia. Sì, io sono d'accordo, Manfred, tra l'altro perché l'ha dimostrato anche a Rennes, no? L'andata avevi vinto 3-0, poi a Rennes è andato a faticare, e io credo che loro oggi partiranno ai 100 all'ora, vorranno provare a mettere in difficoltà fin da subito il Milan, e ne hanno le capacità. All'andata hanno dimostrato di essere una squadra che sa giocare a calcio, non è una squadra fortissima. Quant'è che è andata? È finita l'andata, Matt? 4-2.
Quindi comunque loro partiranno forte. È chiaro che se il Milan dovesse subire subito un gol, allora la partita si metterebbe male. Però io credo che, insomma, l'obiettivo del Milan ormai si è dichiarato, sia l'Europa League, e quindi credo e mi auguro entrino in campo con la voglia di chiudere il prima possibile la pratica. Poi domenica vai a Verona, quindi una partita difficile contro una squadra in lotta per la salvezza, quindi c'è anche il pensiero a domenica, ovviamente, però secondo me chiudere il prima possibile la partita. Matt, di domenica non ce ne sbatte. No, no, io sono d'accordo. Io sono d'accordo. Non ce ne sbatte. Lo so, non credo che Pioli. Scusate, che ringrazio Soresina, che decide anche oggi di carriare il treno e gifta 5 abbonamenti. Spam di cuori, di cuori, cioè di mecenate per Soresina. Oh, tra l'altro abbiamo una di queste due magliette da dare domani sera, giusto? Domani quale, sera Bissek. Quale facciamo per prima, Bissek o Pulisic? No, Bissek. Minchia. Dopo ieri Bissek. Cosa l'hai usato per lavare per terra, scusa? Perché è così la maglietta di Vinto? Perché me l'ero messa. Domani i primi 10 top mecenati potranno vincere questa maglia, quindi mi raccomando, abbonatevi così entrate in classifica, cioè regalate un attimo sulla vaga, perché c'è un'ultima ora sul Milan. Buongiorno direttore. Buongiorno. Ciao. Volevo fare una domanda seria al direttore del Pianeta Milan, a Matteo. Matteo, visto che tu sei un giornalista serio e conosci tanti giornalisti. Beh, gli altri, scusi, che vuol dire? Di contro Mosconi? C'è la è una dichiarazione di guerra. Ma Matteo, l'ha distato così. Fra le altre cose. Si parla di Milan. No, visto che tu conosci tanti giornalisti, ma se in caso Milan uscisse stasera, i giornalisti troveranno la scusa della notizia che è uscita ieri? No. Perché cosa, scusami? Sai il caso della società, sai che ogni volta che quando perde Pioli c'è sempre una scusa, chiedo. Ma ti dico la verità, cioè a me non è piaciuta neanche la dichiarazione di Tomori in conferenza stampa, quando ha detto che le vicende societarie in qualche modo influiscono all'interno dello spogliatoio. Sì, credo di sì. È una dichiarazione che sinceramente, dopo tutto quello che ha passato il Milan negli ultimi anni con i passaggi di proprietà, è stato sempre molto chiacchierato. Oggi non si può tirare fuori una giustificazione di quel tipo, soprattutto quando vai a giocarti l'unico obiettivo rimasto che è l'Europa League contro una squadra che hai battuto 4-2 all'andata ed è di livello inferiore. Poi la partita sicuramente concederà sicuramente dello spettacolo, ci saranno delle insidie, tutto quello che volete, esatto. Però sinceramente, ecco, non mi sarei aspettato quella dichiarazione, cioè ciò che fa la stampa sinceramente non lo so, non vorrei neanche più di tanto entrarci, nel senso che abbiamo sentito tutto il contrario di tutto anche in questa vicenda, a mio modo di vedere, stranissima, legata alla proprietà del Milan. Ci sono prove che sinceramente non so neanche come sia stato possibile prenderle in considerazione, cioè non si può aprire un'indagine su presupposti che prendano come esempio, non so, Elliot e Ray Bird hanno la stessa sede legale nello stesso palazzo. Boh, mi sembra che non tenga neanche... Matt, che idea ti sei fatto tu, anche se non sei un giornalista serio? No, io penso che sia una faccenda alquanto, come ha detto Matteo, e credo che abbia utilizzato il termine migliore, strana, perché oggettivamente sono cose che non si sentono tutti i giorni. Sicuramente io penso che se la Guardia di Finanza sia intervenuta un motivo ci sarà, perché altrimenti non credo si vada di punto in bianco nella sede di una società e si facciano dei controlli così approfonditi. Penso che qualcosa di vero ci sia, però da qui a dire tutto quello che è stato detto in queste 24 ore, a leggere tutto quello che è stato scritto in queste 24 ore, secondo me ce ne passa di acqua sotto i ponti. Quindi vediamo, ho sentito diverse campane parlare
rischio penalizzazione, di rischio Serie B, di rischio estromissione dalla UEFA. Insomma, ci stai sperando un po', Giorgia, nella penalizzazione, eh? No, però la cosa strana non è tanto, cioè, allora adesso la procura farà le sue indagini e ci mancherebbe altro, ed è giusto che sia così, se hanno il sentore che qualcosa di opaco o di ricondito sia stato fatto, no? Ma ci sta, ben vengano queste cose, però le cose che sono uscite sui giornali sono di una pochezza legale incredibile. D'accordo. Cioè, ripeto, che Elliot e Red Bird abbiano la stessa sede legale nello stesso palazzo non vuol dire niente, anche Google e la Apple, però non è che il Milan può essere associato alla Coca-Cola perché ha sede nello stesso palazzo. Si è detto la società, le società controllanti utilizzate da Cardinale in realtà non sono sue, è bastato fare una visura camerale da Felice Raimondo e i dubbi sono stati risolti, sono sue. Elliot ha un controllo mascherato, si è detto, e questo documento lo attesta, nel documento c'era scritto l'esatto contrario. Oggi è stato scritto sul Corriere che l'indagine nasce da voci uscite a dicembre in cui si paventa una possibile cessione di alcune quote di minoranza del Milan. Boh, e quindi, cioè, è una società privata, lo può fare. Ecco, tutte queste cose qua non hanno senso. Poi che ci sia altro, magari in mano della procura, per spingere i PM ad aprire un'indagine e fare delle perquisizioni, ok, però che saltino fuori. Chiaro. Però direttore, perdonami. Io volevo capire anche una cosa, non è per spezzare una lancia a favore di Pioli, però tu giustamente hai citato tutte le chiacchiere che si erano fatte sul Milan, i passaggi di proprietà eccetera, cioè in questo caso c'è la guardia di finanza che irrompe in sede, cioè secondo me anche a livello inconscio un riflesso anche sull'ambito sportivo ci può essere, cioè questa è una cosa molto più grossa. No, ma infatti mi faceva ridere, vi stavo ascoltando in balcone, mi fa ridere Manfredi che pone Derry queste domande e per parlare del Milan non chiama il direttore del Sole 24 Ore ma il direttore di Pianeta Milan per rassicurare la situazione, sempre molto corretto Manfredi. Se era l'Inter, se era l'Inter avevi chiamato Travaglio, sì, Crudeli e compagnia cantante, però va bene, classico tuo. No, vabbè, ma andiamo ai pronostici, dai, adesso è inutile soffermarsi su ste cose. Cambiamo argomento, vai, parliamo di questa grande partita. Perché è Rizzo che troveranno la scusa su quello, se si perde. Vai tranquillo, Harry, non ti ammalare della malattia dei Pioli out, non ti ammalare. Bravo, grazie. Non ti ammalare. E Pioli rimarrà anche in Serie B nel caso. Non ti... Ma io credo che se il Milan perde ed esce dall'Europa League non sarà per le vicende societarie, ma perché così come Aren ha sbagliato completamente la partita, e tutti ci auguriamo che non accada. Beh, tutti, però tutti. È un Milan ballerino, un Milan che da inizio stagione non ha quasi tutti, mettiamola così. Però è un Milan che ha dimostrato quest'anno di non avere grandissimo equilibrio durante la stagione e durante anche le stesse partite. Per cui vediamo cosa succede. Però non penso che tutto possa essere imputato a questa vicenda societaria. Chiarissimo. Allora, andiamo sui pronostici di oggi del Milan, perché poi dobbiamo fare anche le altre. Servono due matti, ragazzi, vi dico oggi pomeriggio, per arrivare alle 50. Allora, partirei proprio da il direttore di Pianeta Milan. Ma scusami, Matt, chiedevano in chat se hai fatto pace con Crudeli. L'ha fatto una moglie, la pace. Sì, ma è una cosa abbastanza vecchia. Il video è andato anche virale su TikTok, però sì, abbiamo fatto pace, sì. Ah. Avete litigato pesante? Sì, ma... voglio vedere sto video. Ma che bello. Ma chi è? È Mario? Roberto Golden Beats. Stunto Gidio. Sara, ti richiamo, che sono in live. E richiamami tu quando puoi, Andrea. Posso chiederti una cosa? Dimmi. Quanto è bello l'Istituto Giglio? Bellissimo. Grazie Sara. Ciao bellissimo, ciao. La differenza del paese. Ringraziamo Spam di Mecenate per Roberto Golden Beats.
mio fratello Roberto che ne regala 25. Ho chiesto un matto, Roberto ha detto 2. Roberto, io sono il primo e ne pianto lì. Spandi mecenate per Roberto, ragazzi. Di più. Voglio solo... Non faccio fare il pronostico a Dandy Nine per il Milan stasera. Ve lo dico. Grazie. No, perché vi spiego. Praticamente mi è venuto un pelo incarnito, un coso incarnito, perché mi stanno crescendo i capelli nuovi. Allora, stamattina mi sono preoccupato. Ma che schifo, dai. Ma che schifo. Mi sono preoccupato e ho scritto. E loro... Foto, chiamami, vieni oggi pomeriggio. Ma quando tu... Voi, chi è che è ipocondriaco qua dentro, raga? Tolto me. Nessuno? Io ho passato quel periodo. Non so in chat. Io lo sono. Cioè, non è che sono proprio cagassotto a manetta, Eli. Anche io sono cagassotto. Sì, no, ma ti capisco. Quindi io voglio sempre... Come c'è una cosa, voglio star tranquillo. Chi è ipocondriaco mi capisce. Però sapete perché? Anche perché non fumate, vi dico la verità, probabilmente non lo sai. Mentre Ele fuma. Te Ele fumi? No. Ok. No, chiedevo. Allora, al volo, raga, al volo che siamo in ritardo. Matt, diretto. Due. Ok. Vai, Mosconi, perdonami. Secondo me finisce Hits. Pareggio. E va bene così. Ah, beh, mi hanno chiesto... Allora, secondo me vinciamo di un gol, quindi io ti dico 2, va? Però vinciamo di un gol solo. Hai paura però, Mari, un po'? Anzi, ti dico X primo tempo. Ma hai paura? Senti, vuoi sapere perché ho paura? Perché all'andata loro hanno giocato in 10 e comunque ci hanno fatto il culo. Questa partita in casa loro e sono in 11, quindi sì che ho paura. Chiaro, Mosco. Ele 2-2. 2-2, anche tu sulla X. Sì. Ronchetti. Tanta paura. Bando alla scaramanzia, dico 2. 2 Ficcio. Vai. Andy, ti prego, ti prego, per favore. Dalla lontana. Andy. Gol, quindi segnano entrambe le squadre. Chiaro. Slavia Praga 1 Milan 2 e vince il Milan. Ha parlato il demone di Tallinn e ha deciso le sorti del match. È finita, eh? È finita. Grazie. Portate rispetto che ultimamente le sto prendendo tutte. Sì, no, lo so. Ma infatti io ci credo. Chi è che Filippo? Lo vuoi fare anche te, Gio? 2-1 Slavia Praga. Giorgia? Secondo me basta il Milan. Secondo me 2-0 Ivan. 2-0 passa il Milan. 1-1. E ci qualifica il miglior numero 9 d'Europa, Oliver Giroud. Grazie mille a Manfredi Maiale che regala un abbonamento. E allora meno 110. L'importanza dei mecenati. Grazie Manfredi Maiale. Allora, ragazzi, andiamo su... Dopo il pronostico di Andy Nine, da domani 5 sedute gratuite a tutti i milanisti. Forza Milan! Ma tu non ti fidi, Angele, io ti consiglio, fatelo a giocare l'1-2, poi... Ecco, apposta, se mi gioco il contrario, raga... Tutta la settimana. Respira e sospira! Respira e sospira, Sainz! Amici della Rossa! Amici della Ferrari! Bandierate! Uscite fuori! Sbanderate dopo un anno e due mesi, la Ferrari torna a vincere con Sainz e andiamo. Sbandi mecenate per il nostro Roberto Goldenbeats che la risolve da solo con 35 abbonamenti e siamo a 50. Grazie Roby. Meno 100 al gol. Grazie Roby.
Manfred, ma il tuo amico Sabatini cosa ha preso ultimamente? Perché ha detto una porcata. No, 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 rispetto per Sabatini, dai. Ha detto che... Ah, un attimo che salutiamo i milanisti. Che magari non scappare. Grazie Matt. Ciao. Grazie Mario. Ragazzi, grazie a voi. Grazie Matteo. Ciao. 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 Grazie a voi. Ele, non, tu, cioè, ormai fai parte del programma oggi, eh? Resto, a me farebbe piacere, se devi andare vai però, se devi lavorare. No, no, ok, perfetto, meglio così. Spam di mecenate, ragazzi, che non vi costa un cazzo, per Roberto che non va dimenticato, vi si è immolato per il canale. Ragazzi, andiamo al volo sulla Roma. Giorgia, che tanto ha vinto 4-0 l'andata, quindi una passeggiata di salute. Grazie Roby. In Inghilterra, boh. Con... boh, non lo so, con super super turnover. Ma contro chi gioca? Col Brighton, con i Gabbiani. Ma è quello di De Zerbi? Sì, ma sai, ma Pancio, sai che qua ci credono veramente, cioè loro credono di passare il turno. Sì, l'altro giorno mi è uscito un video su TikTok di un giocatore del Brighton che ribalta la partita, cioè, sì, quindi dove ho scritto 5-0. Ciao belli. All'andata quanto è finita? 4-0. Dai, impossibile, ragazzi. Massacrati. Cioè, loro, secondo me, benissima partita. Hanno prestato troppo. Infatti, poi la Roma ha segnato. Però, però la Roma non l'ho vista benissimo a Firenze. Vabbè, ma io l'ho vista diversamente. De Rossi ha fatto un esperimento. Ha capito che la difesa a te non serve. Se vuoi, ti regaliamo il miracolato parete. Attenzione, guarda Ele, che ringrazi te Sorresina, per favore. Ele, Sorresina, quanti ne ha fatti? 5. Ah, vabbè, però, vabbè, come però? Okay. Grazie Sorresina per i 5 abbonamenti. Un bacio. Guarda, ha anche mandato il cuore. Meno 95. Grazie Sorresina. 10 oggi per il Sorresina. Dicevo che giustamente, secondo me, anche De Rossi la prende un po' sotto gamba. C'è un ampio turnover. In attacco giocano Baldanzi, Azmoun ed El Shaarawy. Secondo me prenderla così tanto sotto gamba... Grazie, Fraullo. Io poi sono un po' pessimista di mio, però... Vabbè, però Lukaku è disponibile. Sì, sì, no, Lukaku è rimasto addirittura a Trigoria. Dybala ce l'hai nel caso in panchina. Sì. Sono d'accordo, Sorresina, ma non può perché è fidanzato. Però non lo so, vediamo. Cioè, ma scusami Giorgia, ma ipotizzando che domani tanto ci sono i sorteggi, hai un po' la paura del Milan oppure sei una di quelle che vorrebbe la rivincita? No, io non penso di beccare il Milan così presto, ecco, mo l'ho detto. Però non penso di beccare il Milan presto nel caso in cui la Roma dovesse passare, però secondo me finirebbe, cioè il Milan batterebbe la Roma secondo me. Cioè proprio perché comunque sono squadre che si incontrano più spesso e sanno meglio come gestire le partite. Ma secondo voi stasera è così impossibile? Attenzione, guardate che, cioè onestamente, parte da 4-0. Io vi dico la mia. Un marcatore, Ansu Fati. Questa è la mia gioia. Ansu Fati nel Brighton? Sì. Mamma mia. Occhio, Giorgia, stasera. Però noi due mi pare stucchevole giocarlo. Ah, questo... secondo me vince. No, secondo me vince il Brighton, però non passa mai. Cioè, oh, ragazzi, 5-0. 5-0, stiamo parlando veramente del 2-1 Brighton. Pancio, voglio ricordarti che solamente che la Roma ha preso 3 anni fa Sepere dal Bodo Klimt. Ma che c'entra? Ma la cosa è un discorso diverso. Cioè, no, la è un'altra Roma, un altro allenatore. Io spero che la Roma passi. Abbiamo il pronostico, ragazzi, un attimo del tuercatore. Allora, Riccio, mi perdono. Lo può mettere vicino a Giorgia un attimo solo? Non devo fare niente di male, se può, Sì. Cioè, no, vi rendete conto che questi due hanno la stessa età? Cioè, no? No, cioè dimmi se sembri suo padre. Dimmi no, se vabbè, mo' esagerato. No, Giorgio ci provava con me. Chi? No?
Giorgio, no? Forse mi sono sbagliata. Vabbè. Comunque, non lo so. Voglio dire una cosa. Parlati lo, vuoi fare anche un po' il ganzo, Rizzo. Ma eh? Come ci provava, dai. Ma a parte che fosse stato vero, saresti andato sotto casa sua 10 anni fa, ma figurati. Se non ci sei andato, sei un coglione, quindi... sì, vero. Comunque, di base... E tanto ti dico una cosa. La partita è così impossibile stasera che se per caso passa il Brighton, io vengo qui in diretta e mi raso i capelli a zero. No, se passa il Brighton ci provi con Giorgia, che... No. Si rasa a zero in live. Stasera. È comunque vabbè. Più facile che passi in Brighton. Guarda, Mattia, che Giorgia dica di sì, guarda. Sì. Giorgia, scusa, ma tu non sei o eri fidanzata con Ema della Fiorentina, tra l'altro? Ero. Per favore, non faccia ste più. Vabbè, chiedo, non... Dopo la mente, faccio. Grazie Ere, non me ne ero accorto. E ringrazio Alessio GRS e anche Harry che me l'ha ricordato. 5 abbonamenti per il nostro Alessio, ti voglio bene Ale. Grazie fratello che ha sempre sostenuto tutti i format. E allora siamo a meno... Non so fare il calcolo. Meno 89. Spandi mecenate ragazzi per Alessio, per Roberto ancora e per Soresina e Fra Rullo. Allora al volo dobbiamo fare quello della Fiorentina. Vabbè, ma non abbiamo fatto il pronostico della Roma, eh? Sì, abbiamo fatto. Vabbè, non so se qualcun altro. Ma se per caso. Se per... Prego, Elena. No, il suo occhio è Andy Nan, che se lui è un gufo io sono tutto il trespolo, quindi... Vuoi farci il pronostico anche te? No, me lo tengo per me, anzi me lo gioco. Male. Io vi dico che secondo me finisce questa sera 5-1. Bravo! 5-1, supplementari così partiamo tardi, bellissimo. Siccome stavamo passando la Fiorentina, volevo chiedere, ma se la Fiorentina per caso andasse ai rigori, io non so quanta fine perché non la guardo, ma chi batte i rigori? Questo è un bel problema, però bisogna anche dire che la Fiorentina finora ha passato 2 turni di Coppa Italia in cui è stata infallibile dal dischetto, infallibile. Ho visto questa infallibilità dal dischetto. Se volete vi lascio Paredes, il miracolato, che almeno... No, ci teniamo Arthur e va bene così, va bene con Arthur. Ah. Comunque che Giorgia aveva letto il ragazzo. Ma con De Rossi? Io li odio. Vedi? No. No, per favore, non apriamo argomenti. Comunque con De Rossi, Paredes, ha messo la skin del calciatore, cioè ha tolto quella della modello, ha messo quella del calciatore. Fattuale. Vabbè, anche Pellegrini secondo me, eh. Anche Pellegrini. Quanto lo vorrei al Milan Pellegrini. Che fa i giocatori. Allora Filippo, qui il suo collega Flavio Ognissanti scrive che un mese fa Italiano ha comunicato alla società che vuole lasciare la Fiorentina. Non so che stima ha di Flavio Ognissanti, però molta stima e anche molta amicizia con l'ottimo Flavio. Peraltro lui quando si espone così su un tema come quello di Italiano lo si ascolta, perché è uno che spesso insomma conosce quelle che sono le dinamiche intorno all'allenatore Viola. Quello che posso dirvi io e che so io è che lo scorso anno più o meno di questo periodo la situazione intorno al tecnico era sostanzialmente la stessa. Di fatto poi d'estate si è scatenata la rumba delle tante voci, soprattutto quella relativa al Napoli, che era chiaramente alla ricerca di un allenatore post Spalletti, e credo che Italiano, da quello che ho capito, fosse veramente vicino a dire addio alla Fiorentina. Poi di fatto ci fu la discesa in campo, fra virgolette, di Rocco Commisso, ci fu questo colloquio che convinse di fatto il tecnico a rimanere. Poi è chiaro ragazzi, la stagione ha ancora tantissimo da dire, sicuramente insomma non ho motivo di dubitare che quello che dice Flavio sia vero. È anche vero che insomma da qui a fine anno potrebbero succedere tante cose. È chiaro che se la Fiorentina vince una competizione, ipotizzo io, come la Conference League, le carte in tavola un po' inevitabilmente cambierebbero, però ora sicuramente la situazione è molto delicata intorno al tecnico, che ieri ha parlato proprio in conferenza stampa del suo futuro, è stato molto sibillino ma al contempo anche molto chiaro, un po' come Giorgia.
andiamo sulle formazioni, cioè sulle... al volo 4-3 all'andata fuori casa, sì. Ma chi sono questi qua, Manfra? Maccabi Haifa. Beh, ragazzi. Sì, tra l'altro, ragazzi, si gioca in una situazione molto particolare perché il clima in città è molto strano e il quartiere di Campo di Marte, che è quello dove si trova lo stadio, è blindato da ieri sera. Ci saranno controlli serratissimi anche per i giornalisti, quindi si... ovviamente per tutta la situazione che sta vivendo non il Maccabi Haifa ma Israele in generale, okay, quindi sarà un'atmosfera molto strana. Bene, un pronostico lo vuoi fare, Phil? 1-1. 3-1. Giorgia? No, basta la Fiorentina. 2-1. Partita strana. Ecco. Stadio difficile. Ma... no. 1-1. Passaggio a Renzi. Bene. Allora, ringraziamo i nostri ospiti. Noi dobbiamo andare adesso sulla Fucina, che è uscito il video. Ciao ragazzi, scusate, mi prendo 20 secondi. Volevo chiedere scusa a Manfred per l'ultima volta che gli ho dato buca senza avvertire. Ma vaffanculo, va. No. Ecco che facciamo così allora. Salutiamo Filippo, grazie mille. Si scherza. Per Giorgio è un derby ormai. Questo. È uscito come la Fiorentina, forse. Grazie Giorgia. Grazie Rizzo. Anzi, Rizzo, rimanga, se vuole. Soresina, ancora Ele, per te? Ancora lui? Ancora Soresina. Mi sono buggata, raga, ho avuto un bug nel cervello proprio. Vabbè, allora glielo faccio io. Non ti preoccupare. Vai. Grazie Soresina per i 5 abbonamenti regalati per Ele. L'hai fatta emozionare. Mi sono emozionata. E anche a me. Fate il calcolo voi, che tutte le volte mi fate 84. Soresina oggi 20 anche lui, o 15 o 20. Scammata l'Atalanta. Sì, ragazzi, noi possiamo, cioè veramente già sono partite. Stasera viene sonno, però, calmi. L'Atalanta contro lo Sport. Stasera viene sonno. Adesso è il momento del nostro Nino. Salve a tutti. Bentornato, fratello. Grazie a voi. Oh, ragazzi, sempre sul cuore. Se la cucina è migliorata e anche per merito di quelli che non A differenza degli Oregon, grazie. Direi anche. Ma gli Oregon, guarda, io tra l'altro... Gli Oregon fa tutto in D9, poveri. Tra tre minuti vado via. Gli Oregon proprio oggi sono stati comunicati, tutti coloro, e sono tanti, che non fanno più parte dei... No! Azza! Pesante! Pesante. Ci sono quindi... Ti dice un numero 12... orientativo? Sì, posso dirlo senza problemi. Ne rimangono solamente 5. Ho già parlato. Minchia! Ragazzi, quella squadra. Rasata 0 la squadra. È psicodramma. Il mister. Ma il si può sapere i nomi che hai mandato? No, più che i nomi, io vorrei fare una domanda, Andy. Ma la scelta di tirare gli shutout, chi l'ha presa? Io. Ah, ok. E ti posso spiegare perché, l'ho già detto più volte. 2 contro 2, 3 contro 3, quelli lì chiudono il risultato. Non eravamo sotto. Dovevo cercare un modo di riaprirla. I miei shutoutisti erano veramente forti. E brava Amelia, che volete. Davino, un portierino avevamo senza esperienza. È vero, Andy, dicono in chat. Scusa, però il portiere mio ha 50 presenze in Serie B, comunque. Non è che era uno... Ma Andy, dicono Canella torna all'Inter, è vero? Sì, posso dire che Canella non rientra nei piani. No, ma ci tengo a dire una cosa, perché sennò poi faccio anche un concetto sbagliato. Minchia, li ha fatti saltare tutti il demone. Io sono molto grato per quello che hanno fatto, però mi pare chiaro che nell'ultima partita ci hanno fatto vedere che bisogna fare quel salto in più nell'asticella. L'asticella è adesso qua e è mio dovere, è mio compito
mettere l'asticella più alta. Chi non performa, ragazzi, questo qua è calcio. Nel calcio c'hai one shot, one opportunity. Poi posso dire, Andy, è posso dire che se non citando offendi... Eminem, il demone di Tallinn, tra l'altro, mamma mia. Oh, comunque posso dire una cosa, ci vogliono i coglioni a fare una rivoluzione del genere. Complimenti a Andy e a King Ash, staremo a vedere, però per il coraggio. Posso dire una cosa senza fare il nome, il primo acquisto che ho fatto proprio mentre sabato voi giocavate eccetera, io ero lì alla Got League ma già operavo, il primo acquisto è un giocatore che ha giocato nel Leicester in Serie A inglese. Ma voi come scelte del presidente che avevate, Andy? Noi avevamo Gallo, che anche lui non rientra nella... No! Nella Gallo! Via! Mica, ma sta spazzando via tutti i pilastri della squadra, così. E l'Inter non è contento e si fanno cambi. Oh, ragazzi, ma ti piace rimane? Mi piace, è confermato. Hai ancora Alessandroni? No, non è confermato Alessandroni. Come è il galan? Non ci credo. Ma occhio, ma te, Andy, tu sei un giocatore importante agli altri concorrenti. Beh, sono scelte del presidente, Harry, queste qua che ha detto. Tolto Cannella, che penso che sia VIP, gli altri sono scelte... Cannella è VIP. Cannella al posto di Aio, Manfredi, ci vuoi pensare? Io Cannella, se Andy non si offende, un posto come giullare di corte te lo provo. Io sono grato a tutti quelli che mi hanno portato fino a lì e gli auguro, come ho detto a tutti, di vederci come avversari. Gli auguro che continui la loro esperienza. Per quanto mi riguarda, io devo andare a fare quello step in più. Io voglio arrivare a livello della Fucina, a livello dei Redlock e poi batterli. E quindi Andy, devo prendere altre scelte. Andy, una domanda. Ma quello ha giocato all'estero? Ha giocato pure in Italia? Ha giocato alla Juventus in Italia a livello giovanile, senza però mai debuttare in prima squadra. Chris Laway è confermato. Ah, almeno uno rimane. Anche se no ti picchiava. Probabilmente questo è il motivo. Sì, sì. Chris Laway rimane. È la scelta. Ultimo giocatore su cui faccio affidamento. Scusa, allora Andy, ciò che devi fare la tua live, noi veniamo da te, quindi guarda, no, ma Andy, ho preso un appuntamento per oggi perché oggi inaugura il canale Colpo Gobbo, gli avevo promesso. Vai tranquillo, ci vediamo se ci sei stasera, te lo facciamo. Salmazzo in diretta che va agli Oragon. Chi? Salmazzo, respira e sospira. Come Salmazzo agli Oragon? Respira e sospira, Sainz. Amici della rossa, amici della Ferrari, sbanderai, uscite fuori, sbanderate. Dopo un anno e due mesi, la Ferrari torna a vincere con Sainz. E andiamo. Grazie mille a Roberto Golden Beats, che regala 10 abbonamenti, signori. Come Salmazzo. Salma. Ma non è vero, grazie Roby, spam di mecenate per Roberto, anche se so che siete intrippati dalla notizia di Salmazzo, ma oggi ne ha fatte 35 Roberto. Grazie mille Roby. Ma scusa, io sono un po' ignorante, però non era meglio cambiare l'allenatore che tutta la squadra? No. Grazie mille. No, hai ragione. No, io a un certo punto la cambio tutto. Allora, ragazzi, io direi che il video della Fucina ce lo guardiamo stanotte. Un minuto, l'intro. Anzi, il video di Reel che rimanda al video? Ci guardiamo un attimo l'inizio, poi ce lo guardiamo stasera se facciamo il gol. Cazzo va questo? Che cazzo? Grazie, Soresina! Soresina per te. Quanti sono? 5 altri. Grazie, 5 Soresina. 25 anche di Soresina. Non tornano i conti, quindi ho esagerato da una parte o dall'altra, ma grazie mille Soresina. In questo momento 69. Bene. Che non è un numero casuale. Non è male. Anzi, se si completa il gol, questa è una cosa che non sa nessuno, non sapete neanche voi. Spoilero, un nuovo format con la Fucina. Azzo!
Soresina 33. Allora, si è fatta una certa, ragazzi. Io ringrazio Nino. Mi dispiace, siamo arrivati un pochino lunghi, ma chiedo un attimo. Vedi solo quei 30 secondi là che merita. Vediamo. Questo cazzo vuoi questo? No, ma li voglio vedere stasera. Allora raga, vi metto il link in chat se intanto ve lo volete vedere, se no ce lo vediamo stasera, che secondo me al gol ci arriviamo easy, grazie ai nostri mecenati ovviamente. Ci vogliamo l'avventura della fucina, vi ho messo il link in chat. Grazie a Ele di essere stata con noi, a Nino di essere passato, grazie a voi, e di quello che sta facendo per la fucina. Grazie al nostro direttore, Henry Catucci, l'ufficio stampa della Fucina Calcio. Noi ragazzi ci vediamo esta noce alle 11 nel post partita di tutte quelle partite del cazzo che fanno parte dell'Europa minore, a meno che la Roma non perda di 4 gol. Mamma mia. Allora, Erfaina Pagliaccio, andatevela a leggere cosa, cioè riguardatevi la puntata se siete abbonati e vi vedete cosa abbiamo detto su Pino Giglio. Grazie a Roberto, grazie a Soresina, grazie a Ale, grazie a Frarulla e grazie a Carlo per il 19° mese, a tutti quelli che ci dedicano il Prime ogni mese da 3 anni a questa parte. Facciamo il raid a colpo gobbo. Ma apri il canale Twitch. L'ha appena aperto. Ma sulla Juve o come cazzo si chiama? Su GTA? No, fa tutto. Vuole fare un po' di tutto, credo. Non so, adesso gli faccio il raid, unitevi e andate a vedere. Dai, ci passo anch'io. Però vado a salutare, ditegli di mandarmi il link in chat. Ciao raga, stasera. Grazie a tutti.